20 luglio 1969 milioni di persone assistono in diretta alla prima emozionante passeggiata lunare. L'evento passa alla storia come un piccolo passo per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità, secondo le parole dell'astronauta Neil Armstrong, la cui impronta diventa la prima traccia umana lasciata sul suolo lunare. Partita il 16 luglio dal Kennedy Space Center, la missione NASA Apollo 11 termina con successo il 24 luglio, con l'ammarraggio nel Pacifico. Nel giro di una settimana cambia il concetto stesso di esplorazione spaziale e la conquista del nostro satellite diventa un progetto possibile. Progetto che oggi, esattamente 49 anni dopo, sta prendendo forma in una corsa alla Luna 2.0 con due direzioni principali. Da un lato l'idea di un avamposto, che vedrebbe quindi l'orbita cislunare come zona di passaggio per andare oltre. Destinazione finale Marte, obiettivo principale della NASA e del sempre crescente settore privato statunitense, SpaceX in testa, che punta a rendere la specie umana multiplanetaria. Il secondo progetto consiste invece nell'abitare direttamente la Luna, con la costruzione di colonie permanenti. È l'idea di Blue Origin, che sogna di spostare sul nostro satellite le principali attività industriali, ma anche delle agenzie spaziali cinese, russa ed europea. L'ESA ha proposto in particolare il progetto Moon Village, volto a colonizzare la Luna a livello globale. Ecco dunque che da quel primo passo sul nostro satellite di 49 anni fa, si pensa oggi di tornare sulla Luna per colonizzarla, oppure per usarla come trampolino verso lo spazio profondo.